Questo che stiamo vedendo adesso fa parte del progetto dell'associazione che si chiama Le aziende informano, ha lo scopo di mettere in contatto le aziende associate con gli associati perché spieghino i loro prodotti. È un'operazione, diciamo, che è ovviamente commerciale per le aziende, però è molto interessante per gli associati perché possono portare a casa anche molte informazioni di carattere tecnico. Per cui il rapporto è molto pulito e chiaro. E adesso ovviamente Antonio diciamo, racconterà esatto, della sua azienda e niente, lo ascoltiamo volentieri. A te Antonio. Bene, buonasera a tutti. Io faccio parte della Tecnocontrol, che è un'azienda che è sita a Segrate, in provincia di Milano. In questa serata, a parte due prodotti che ho preso da farvi vedere, c'è anche una parte normativa perché credo che sia più interessante per tutti anche capire il risvolto normativo e l'applicativo degli strumenti, perché comprarlo per averlo credo che non interessi molto a nessuno. Allora, c'è una prima parte nella quale parleremo dei prodotti e poi in seguito della parte normativa. Vai avanti, Denis. Ecco, vedete, intanto parliamo dell'azienda, poi in seguito i prodotti e quindi le norme. Avanti. Ecco, una delle nostre aziende, un altro click, Denis. Una delle nostre aziende è la CPF, che è nata nel 1949. Quindi le tre aziende che vi presenterò adesso fanno capo a un'unica famiglia proprietaria. La CPF nasce nel 49 e ha sempre prodotto. Fin dall'inizio valvole per estintori, valvolame per bombole in alta pressione, elettrovalvole per gas, produzione di sprinkler e poi fa anche dei particolari metallici che sono quelli che servono alla produzione di Tecnocontrol. Avanti un passo. Nell'88 nasce la GECA che produce materiale elettrico, cronotermostati, apparecchi per la filiera domestica di elettronica e fa anche dei semilavorati di elettronica per Tecnocontrol. Un click e questa è la GECA. GECA e la precedente CPF sono a Gussago in provincia di Brescia, mentre la prossima, che finalmente è la Tecnocontrol, vai. Eccola, un click ancora. Tecnocontrol nasce nel 67 da un ingegnere di nativo di Vittorio Veneto, poi trasferito a Milano, l'ingegner Gino Santos, che nel 2000 però vende l'azienda alla famiglia Cavagna, che è l'attuale proprietaria e nonché proprietaria di GECA CPF. Ora, anche la Tecnocontrol è nata nel 67. E mi fermo un attimino di più su questa perché è il nocciolo della questione, cioè quello che noi vi presentiamo questa sera è tra l'altro un analizzatore portatile di combustione, ma che arriva da un'esperienza molto lontana, perché del 1966 è la prima legge sull'analisi della combustione che riguardava le centrali termiche con potenza uguale o superiore al milione di kilocalorie. Ai tempi era gasolio, l'Italia si è metanizzata attorno agli anni 70 e successivamente. Quindi quella norma riguardava la parte di gasolio. Ciononostante, la legge del 1966 è stata la legge precursore, diciamo, perché al femminile non lo so. Comunque, è una norma che ancora oggi, con le norme attuali, si prefiggeva delle stesse cose, cioè limitare le emissioni tossiche in atmosfera e quindi salvaguardare la natura e l'ambiente e puntare al controllo del consumo e quindi il risparmio energetico. Dal 66 a oggi sono cambiate le norme, sono cambiati i meccanismi, sono cambiati i parametri, le potenze, le modalità, sono cambiati gli strumenti, ma il fine della norma anche attuale non è cambiato da quella del 66. Limitare le emissioni in atmosfera e quindi controllare l'inquinamento e puntare al risparmio energetico.
Sono due argomenti che più si va avanti più saranno sempre presi di mira, lo vedremo anche con la sfaccettatura normativa perché è così. D'altra parte noi viviamo in un mondo in cui questi due aspetti stanno diventando davvero pericolosi per la sopravvivenza dell'uomo, quindi prenderanno sempre di più un aspetto di importanza ed ecco il primo punto su cui riflettere anche per le vostre di attività. Cioè hanno uno sbocco che è promettente, non è una cosa che finirà o non è una bolla di sapone. Andiamo avanti. Ecco, Tecnocontrol, GEC e CPF hanno questa diffusione in Europa e più avanti vediamo i concessionari, ancora un passo, e i concessionari che abbiamo nel resto del mondo, dove vedete i puntini rossi, grosso modo, abbiamo i punti di distribuzione dei nostri materiali. Avanti. Ecco, questo è il nostro analizzatore di combustione portatile. È un analizzatore che, come per tutti i nostri prodotti, è interamente costruito in Italia. E il... dunque, mi sono distratto un attimo, scusate. L'analizzatore non è uno strumento nato come portatile, ma è una derivazione dei quadri fissi per analisi combustione. Quindi quando gli analizzatori da centrale termica, che sono quelli nati per primi nelle nostre mani, hanno cominciato a lavorare e sulla quale abbiamo fatto un'esperienza, questo genere di prodotti noi abbiamo capito quali sono tutti i meccanismi, gli accorgimenti, le attenzioni da porre per strumenti che devono lavorare H24, completamente H24. Da qui derivare uno strumento portatile che durante un'analisi di combustione lavora 10, 15 minuti, 20 minuti e non di più è stato per noi relativamente semplice. Quindi non abbiamo preso un pezzo di carta bianco e abbiamo cominciato a scrivere, ma abbiamo preso quello che già sapevamo fare, dei quadri che devono lavorare H24 e l'abbiamo portato ad essere uno strumento portatile. Quindi è conforme a tutte le normative vigenti, è sempre comunque aggiornabile a qualunque futura norma o funzione, perché le plastiche, il display, il software dello strumento, la progettazione dell'elettronica è tutta interamente fatta da noi in Italia, così come pure tutti i prodotti del nostro catalogo sono interamente costruiti in Italia. A chi interessa questo aspetto, per chi è importante, spero che lo sia per tutti, perché noi alle volte capitiamo in alcune fiere all'estero, tipo anche in Germania, entrano gli installatori quasi per sbaglio nel nostro stand, ma quando capiscono che siamo italiani escono subito dicendo che loro comprano solo tedesco. Bravi. Bene. Quindi, questa è l'esperienza che facciamo quando andiamo fuori dall'Italia. Avanti. Ecco, noi abbiamo puntato soprattutto a... alla parte di manutenzione, perché questi strumenti, per chi non lo sa, sono esattamente rispondenti a quel proverbio che dice che costa più il tabacco della pipa. Vale a dire, la manutenzione di questi apparecchi alla fine rischia di essere davvero onerosa rispetto al costo d'acquisto. Quindi, quando noi abbiamo cominciato a costruire questo apparecchio, a listino non ci siamo limitati a mettere il modello e basta, ma abbiamo messo anche tutti i ricambi. E quindi chi lo compra sa già da subito, prima ancora di acquistare lo strumento, sa quanto gli costa cambiare la cella dell'ossigeno, quanto gli costa cambiare la batteria, quanto gli costa fare ogni intervento, fino a codificare persino l'intervento di manodopera. Quindi chi da noi manda lo strumento, chi a noi manda lo strumento per fare la manutenzione sa esattamente quanto gli costa. Ed è già tutto scritto su un listino che è aperto al pubblico. Ora, oltre a questo, tutte le parti soggetti a consumo sono facilmente sostituibili dall'utente. Quindi per la maggior parte delle operazioni di manutenzione si tratta di comprare un ricambio
e sostituirselo con le proprie mani. Se dal manuale di istruzioni non è molto chiaro come farlo, è sufficiente telefonare da noi e c'è sempre un tecnico disponibile a spiegare le operazioni da farsi. Quindi vedete che qui abbiamo le celle elettrochimiche, che abbiamo chiamato cartuccia sensore, che deperiscono nel tempo. C'è una pompa, che è quella di aspirazione, che deperisce lavorando. C'è un sensore di pressione che magari se prende un colpo di sovrappressione potrebbe rompersi. C'è una batteria al litio che carica e scarica, alla fine potrebbe non funzionare più bene. Sono tutte cose che sono, come dicono gli inglesi, plug-in, e con le mani lo togliete e infilate quello nuovo. Quindi molto molto semplice. Avanti, Denis. Se poi volete affidarvi alla nostra assistenza, noi siamo attrezzati per riuscire a fare gli interventi in 72 ore a partire da quando date lo strumento al corriere fino a che vi torna. E comunque abbiamo degli agenti in tutta Italia che dispongono di strumenti muletto e che possono essere lasciati se quello che voi avete mandato in assistenza vi urge, vi serve assolutamente magari per fare un'operazione. E tutto questo noi lo abbiamo messo a punto, lo abbiamo affinato nel dettaglio, perché questi analizzatori, come potete immaginare, sono venduti nel mondo termoidraulico e quindi ci sono tutti i centri di assistenza di caldaie che ne fanno uso e ne fanno uso molto molto diffuso. Perciò abbiamo dovuto gioco forza riuscire ad affinare l'assistenza, ad affinare la manutenzione, ad affinare i costi di mantenimento, perché c'è già un panorama molto ampio di utenza e che naturalmente ha delle esigenze a cui è giusto dargli corso, diversamente si ha meno successo rispetto a qualcun altro. Questo è sempre il gioco delle parti. Avanti così. Lo strumento può fare anche la prova di tenuta degli impianti gas, che è una cosa che nel vostro settore non ha importanza. Ecco. Vi dico soltanto che ogni impianto chiuso, che sia gas, che sia acqua, che sia una fognatura, che sia una canna fumaria, deve essere tenuta. C'è una norma che riguarda ognuno di questi ambiti e per ognuno di questi ambiti ci sono delle procedure da mettere in atto per verificare che siano tenuta, cioè che non ci siano perdite. Avanti. Ora, questo genere di apparecchi sono interessanti perché il più possibile dovrebbero fare tutto loro. Il fatto di darvi uno strumento che legge l'ossigeno e un altro che legge il monossido di carbonio e poi dopo voi dovete farvi i calcoli per capire quanto rende una caldaia, insomma, non è proprio esattamente uno strumento molto utile o molto pratico, no? Si cerca sempre di farsi aiutare dagli strumenti che compriamo. Quindi, questo analizzatore ha tra le sue peculiarità l'autodiagnosi di funzionamento e di allarme in caso di errore, quindi ve lo dice, al lavaggio delle celle in automatico con aria ambiente se per caso prende troppo monossido di carbonio, per esempio, o comunque un'altissima concentrazione di gas. Le unità di misura sono quelle che si utilizzano e sono tutte quelle che si utilizzano in quest'ambito. La stampata può essere modificata dall'utente proprietario in maniera che sullo scontrino che si stampa viene fuori la ragione sociale e l'indirizzo di chi sta facendo l'analisi. Esistono 17 diversi combustibili memorizzati nello strumento, tra cui naturalmente i combustibili solidi, e poi fa il calcolo automatico della potenza focolare. Avanti così. Ecco, naturalmente abbiamo, come per tutti gli strumenti di misura che sono chiamati a essere testimone inconfutabile di un responso, anche questo deve avere un certificato che dica sì, lo strumento misura correttamente. Perché se con i dati che lo strumento vi dà voi potete decidere di chiudere il gruppo termico o no, è anche giusto che lo strumento che avete sia sicuramente preciso.
è un po' come gli autovelox, insomma, se vi danno una multa per eccesso di velocità e quello strumento non ha una taratura fatta di recente, voi potete contestarla e probabilmente la multa non la pagate. Ma nel momento in cui quell'autovelox invece è stato verificato da pochi mesi o all'interno del periodo di verifica, è chiaro che è preciso e quindi la multa si paga. Poi all'interno dello strumento possiamo avere le celle di CO, la cella del monossido di carbonio per misurarlo in ambiente, la cella del biossido di azoto, ha una funzione molto carina che è l'analisi automatica, quindi è sufficiente premere pochi pulsanti per arrivare ad avviare una procedura che lo strumento fa in automatico. E poi dopo la batteria è a litio, che è uno dei materiali migliori per le batterie, e si ha anche la possibilità di verificare se i sensori sono a che punto della loro vita e altre cose. Adesso non ci dilunghiamo troppo con questo. Andiamo avanti, Denis. Ecco, vedete, questo è uno di quegli elementi che su tanti strumenti non si può sostituire, perché è la camera di analisi, è quella che riceve i fumi dalla pompa e li distribuisce capillarmente ai sensori perché siano misurati. Questa camera di analisi ha dei passaggi molto capillari, quindi molto piccoli, sono capillari. Alla lunga si possono anche solo parzialmente otturare e lo strumento diventa pigro. Su tanti strumenti è necessario sostituirlo e basta. Da noi invece con una spesa di, mi pare, 18 euro si sostituisce la camera di analisi e lo strumento ritorna ad essere vispo e vivace come da nuovo. Avanti. Ecco, un altro elemento interessante è la raccolta di condensa. Anche questo è un elemento che abbiamo ricavato dall'esperienza dei quadri che lavorano con continuità. Normalmente su uno strumento portatile si trova un passaggio fumi dove c'è un tampone che assorbe o una piccola vaschetta assieme con un tampone che assorbe l'umidità. E noi invece abbiamo creato quello che vedete allettato, è un radiatore al cui interno scorre un percorso a serpentina e che quindi raffredda molto i fumi. Quindi noi otteniamo il duplice obiettivo di raffreddare molto i fumi e quindi con questo riuscire ad ottenere una condensazione molto più efficace. Quindi i fumi passeranno molto più freddi, ecco il primo obiettivo, e passeranno molto più secchi, secondo obiettivo. Questi due fattori portano lo strumento ad essere estremamente preciso e con una misura che ha una ripetibilità sempre esatta. È un dispositivo fatto in questo modo che finora non abbiamo ancora visto su altri apparecchi. Avanti. Naturalmente esiste anche un software gestionale, senza elencarvi tutte le voci, funzione per funzione, però naturalmente come succede per gli apparecchi con elettronica attuale, noi abbiamo una memoria, si possono memorizzare tutti i valori di analisi e tutti questi archiviati si possono scaricare a PC sul quale si può vedere l'andamento della prova, si possono memorizzare, si possono scaricare tutte le prove fatte e si possono stampare anche gli allegati che per il momento sono FEG e sono tipici dell'analisi di combustione sulle caldaie a metano. Naturalmente la documentazione che verrà fuori, le prescrizioni che verranno fuori dalla futura 10389 parte 2, che è la norma per l'analisi della combustione con combustibili solidi, prevederà dei moduli, che sono espressamente dedicati a quell'argomento e quindi anche noi saremo a tempo ad aggiornare il nostro apparecchio in maniera da ottenere anche quelli di documenti. Avanti. Ecco, e poi un'altra cosuccia che è piaciuta soprattutto ai genovesi, se non ricordo male, che girano tutti con lo scooter, è stata quella di dargli lo strumento in una valigia stagna, che è ricavata da un bauletto proprio da moto. Il tipo di custodia è proprio quello. E quindi loro che girano con lo scooter invece che col furgone, come siamo abituati noi, avere uno zaino di quel genere dove mettere dentro lo strumento e magari anche qualche ferro, per loro è stato interessante. Andiamo avanti. Ecco, questo è il secondo strumento che
che ha le caratteristiche che servono per fare la misura di depressione della canna fumaria, e quindi ha la risoluzione di un pascal. Adesso il display, la foto che c'è, il display che c'è nella foto fa vedere un'unità di misura che non ci aiuta, però immaginate che invece di quell'unità di misura ci sia scritto HPA, che significa ettopascal, e il numero è 0,02. Ora, se quell'unità di misura fosse ettopascal, quel 2 sarebbe pascal. Quindi abbiamo la risoluzione di un pascal. Fa la pressione differenziale, ha una funzione di fermo immagine per memorizzare la misura che stiamo facendo, all'autospegnimento, e come vedete sotto le unità di misura disponibili sono 5. Questo strumento è utile per controllare che la canna fumaria faccia bene il suo dovere, è in depressione. Avanti. Le norme, i prodotti sono finiti. Naturalmente, se qualcosa vi piace approfondire di quei prodotti, o attraverso Sandro Bani potete mettervi in contatto con noi, oppure se avete una domanda mi fermo adesso e potete farmela. Non sento niente, avete capito tutto? Faccio una domanda. L'analizzatore di combustione, chiaramente sì. Non posso fare la depressione contemporaneamente, perché ovviamente la pompa influisce, esatto, sulla... Però lo posso, sì, fare con l'analizzatore di combustione? Sì, perché quando da menu si seleziona la prova di depressione, la pompa si ferma e si libera un circuito libero verso il sensore. Quindi è come avere un manometro, cioè avere il nostro analizzatore. Signor Giuseppe Maria, guardalo lì. Quello è uno dei primissimi modelli, né, Maggioni? No, c'è il microfono spento. Apri il microfono, Alessandro. Ecco. È del 95 questo qua. Del 95. Anche la videospezione vostra. Adesso mi prendo un rischio, come funziona? Funziona bene. Vedo. Dal 95, quindi quello ha 25 anni. Tu indirizzo di posta? Se c'è qualcosa che non va, dobbiamo farli che si spaccano più spesso, ma se non vendiamo più. Anche la videospezione va bene. Ah, bene, grazie, molto gentile. Noi puntiamo, io l'ho sempre visto in azienda, io sono in azienda da tanti anni, però ho sempre visto un atteggiamento di quelli che non da primi della classe, che facciamo tutto giusto, non è vero, sbagliamo anche noi. Anche noi facciamo qualche prodotto che può avere un difetto, anche noi, per carità. Però ho sempre visto un atteggiamento molto positivo verso l'assistenza, verso la presenza, la collaborazione. Quindi non ci siamo mai tirati indietro dare responsabilità, sentirci responsabili delle cose che potrebbero non essere ideali. Ma poi comunque abbiamo avuto anche noi i nostri bravi successi, perché o la videoispezione o il manometro, come abbiamo visto, ma anche l'analizzatore di combustione. Noi adesso abbiamo dei rientri per assistenza degli analizzatori di apparecchi costruiti oggi ne ho visto uno del 2002, ecco, ed è un analizzatore di combustione. Quindi abbiamo le nostre soddisfazioni, perché quando torna un apparecchio del genere che ha tutti questi anni sulle spalle, a noi fa piacere, perché siamo riusciti a fare una cosa fatta bene. Comunque, per chi vorrà comprare l'analizzatore, l'analizzatore sostituisce anche il micromanometro, dunque la funzione di depressione di camino, e con uno strumento solo ne potete fare entrambe le operazioni. Bene, andiamo avanti. Normativa. Allora, quando prima vi dicevo che le norme verso l'analisi della combustione, che è uno degli argomenti più sensibili normativamente agli occhi dei nostri governi, non solo italiano ma europeo, ma anche di altri paesi al di là dell'Europa. La combustione è uno di quegli argomenti che è sempre preso di mira, perché è una delle maggiori cause di inquinamento al mondo e consumano un'energia che è destinata a finire, che è l'energia combustibile,
cioè quella che proviene dal petrolio o comunque dai combustibili fossili. Quindi le norme in questo senso si vanno dettagliando sempre di più, si vanno estendendo sempre di più, e un esempio è la UNI 10436, che a noi in questo momento non interessa niente, perché non è un argomento che può andare nelle mani di chi segue gruppi termici a combustibile solido o canne fumarie o chi... E parla invece degli scaldaacqua a gas per uso domestico e similare, fino a 35 kW. Quindi ciò che la norma, che è in vigore da tanti anni, non si è mai preoccupato di guardare, sono proprio questi boiler a gas che lavorano come una caldaia, effettivamente. Quindi c'è questa nuova norma che va a prendere anche questi apparecchi. L'ho messo qua non perché ci interessa, come vi dicevo prima, ma l'ho messo per dirvi, guardate che questo è l'esempio chiaro, che il percorso normativo verso questo genere di applicazioni sarà sempre più approfondito e sempre più esteso a tutto ciò che può creare combustione, che può creare inquinamento. Avanti, Denis. Beh, questo è, sono sempre, sempre la norma 10436, e alla fine in questi punti noi abbiamo riconosciuto esattamente tutto ciò che è previsto per l'analisi combustione sulle caldaie, ed è anche tutto ciò che sarà riportato sulla futura norma, che ormai ha concluso l'iter di inchiesta pubblica, e la futura norma per i gruppi termici a combustibile solido. Avanti. Ecco, naturalmente questa norma si rifà a tante altre che sono di settore, quindi la UNI 7129 che parla degli impianti a gas, ma anche se guardate appena sotto c'è la UNI 10389 parte 1, che è quella che regolamenta le analisi di combustione sui generatori di calore, in buona sostanza. Quindi si riferisce, si appella, si aggrappa anche a quella che parla dell'analisi di combustione che abbiamo sempre avuto per le caldaie. Quindi non è molto diversa da quella che abbiamo sempre visto. Però si estende a delle cose, a degli apparecchi che sono mai stati considerati. Avanti così? Ecco, questa è la norma che ci interessa. La UNI 10389 parte 2 è la norma per l'analisi della combustione per tutti i gruppi termici a combustibile solido non polverizzato. Vediamo? Vedete? Tutti gli apparecchi a biocombustibile solido non polverizzato, destinato al riscaldamento degli ambienti o produzione e/o produzione acqua calda sanitaria con o senza funzione cottura cibi. Quindi se voi avete una cucina economica che però ha anche il giro d'acqua per scaldare i caloriferi, quella è dentro. Ok? Avanti. Vedete? Non si applica agli apparecchi destinati alla sola cottura cibi. Quindi se è solo cucina e serve solo per cucinare, lì non si farà nulla. Avanti. Allora, le misure prescritte sono la depressione di camino, la conosciamo bene, no? Dobbiamo misurare la temperatura dei fumi, dobbiamo misurare la temperatura dell'aria comburente, qua mi fermo, cioè la temperatura dell'aria che il gruppo termico utilizzerà per la combustione. E qui è molto semplice capire perché. Perché se io mando dentro aria a 20 gradi e esce a 100, vuol dire che io sto buttando dal camino 80 gradi. Questo fatto, cioè questa misura dell'energia che butto per differenza di temperatura, costituisce un elemento di calcolo per il rendimento di caldaia. Ma voi mi vedete perché sta diventando buio? Sì, sì. Mi vedete? Sì. Se no accendo la luce. Pronto? Sì. Sì, buonasera. Buonasera. Ma lo stesso calcolo vale anche per i forni? I forni a legna? Beh, allora, i forni a legna, se sono destinati intanto alla... se i forni a legna sono destinati
al riscaldamento o alla produzione dell'acqua sanitaria, sì, naturalmente. Se invece il forno è un forno a legna destinato alla cottura del pane o a fare la pizza, allora no. Perché un forno lavora sempre sui 400 gradi, quindi sì. Lei si figura, all'uscita abbiamo una perdita di carica almeno del 90%. Esattamente. Vuol dire che quel calore non è stato correttamente utilizzato, diciamo così. Quindi buttando fuori tutto quel calore è chiaro che noi stiamo scaldando l'aria che poi buttiamo via. Lo scopo della norma sta proprio in questo, cioè quello a dire affiniamo le nostre macchine termiche, certo se i forni costruiti finora hanno un'uscita di 400 gradi di temperatura, non è che schiocchiamo le dita e questo deve diventare 60 gradi, non ci riusciamo. Però è importante che la norma ci indichi un percorso per adeguarci piano piano ad avere un rendimento migliore nel tempo. Così come pure i costruttori, dico per esempio, delle stufe a pellet, sono chiamati a costruire delle macchine che siano sempre più efficienti. Io personalmente vi dico, ho una stufa a pellet che ha una temperatura a fumi di circa 60 gradi. Che non sì, mi sembra per niente male. Una maggiore resa termica. Nella canna fumaria abbiamo i fumi ancora più freddi. Non ho capito. E quindi c'è il rischio di condensa nella canna fumaria poi. Sì, quello è il limite, naturalmente. Occorre fare in modo che la canna fumaria e le temperature in gioco non creino questo fatto della condensa. Però è già considerato questo aspetto nel caso in cui si costruisca e ci sono le caldaie a metano a condensazione. Caldaia a metano a condensazione, lo dice la parola, condensa. Perché? Perché è tesa a recuperare ogni grado possibile dai fumi. Quindi c'è un doppio scambio, c'è un primo scambio di temperatura e poi c'è un secondo scambio di recupero di temperatura dei fumi. La condensazione naturalmente deve essere incanalata in un canale da fumi che non si corrompe per l'acido contenuto, eventuale acido contenuto, e lo smaltimento dello scarico deve essere fatto in maniera adeguata, perché ci troviamo zolfo là dentro, ci troviamo acido solforico, perché poi si combina, le varie combinazioni chimiche ci portano all'acido solforico. Quindi questo è un aspetto che nelle caldaie a metano a condensazione è già previsto, è già considerato, è già regolamentato. Però certo è una bellezza vedere che i fumi escono tiepidi, vuol dire che quel metano io l'ho utilizzato tutto, non è male. Tant'è vero che la norma in questo senso ha progressivamente messo alla porta le caldaie a tiraggio atmosferico, quelle a tiraggio naturale, e ha promosso quelle a tiraggio forzato, che vogliono dire caldaie stagne, combustibile a camera di combustione chiusa, e sono con un ventilatore che soffia i fumi. E lo stesso, queste stesse caldaie sono sempre di più orientate a quelle a condensazione. Tant'è vero che credo che il prossimo, che il decreto che stiamo vivendo in questi giorni, che dice che avremo delle detrazioni del 110% sugli interventi ai fini di risparmio energetico, promuova tra gli altri il fatto di mettere una caldaia a condensazione, che deve essere uno degli elementi che deve essere sostituito per poter ambire alla detrazione fiscale. E lui dice, puoi fare quello che vuoi, però intanto una, due, tre o quattro cose devono esserci, e una di queste è la caldaia a condensazione. La dice lunga sull'orientamento normativo. Sono andato bene o manca ancora qualcosa? Non è... Oh, tutto ok, ok. Tutto ok, vado avanti. Avanti ancora un passo. Dobbiamo misurare l'ossigeno. Perché? Perché quando noi buttiamo fuori la temperatura nei fumi, sì, ma quanto ne stiamo buttando fuori? Perché se effettivamente io ho una quantità di fumi che è, diciamola come se fosse acqua, un rigagnolo, io posso anche buttare fuori 100 gradi, ma tanto è poco fumo. Se io invece butto fuori tanto fumo, la quantità è grande e quindi la perdita è maggiore.
no? Io con l'ossigeno mi aiuto in questo senso e mi aiuto anche per capire se effettivamente la combustione è stata corretta, perché se io ho poco ossigeno sono sicuro che il carbonio contenuto nel combustibile si sia combinato interamente con l'ossigeno, il che vuol dire che ho avuto una combustione ideale. Se invece io ho tanto ossigeno, vuol dire che io ho introdotto tanta aria in più rispetto a quella che serviva, ed ecco il fatto di buttare fuori più calore, perché io ho buttato dentro più aria di quella che mi serviva, tant'è vero che quell'ossigeno che sto che trovo nella carta fumaria è testimonianza del fatto che io non l'ho utilizzata quell'aria, perché l'ossigeno è ancora ossigeno, non si è combinato col carbonio e quindi non ha contribuito alla combustione, è semplicemente aria in più che è entrata, si è scaldata ed è uscita, no? E quindi se io trovo tanto ossigeno vuol dire che ho tante perdite al camino, in senso di calore, e ho una combustione che non è ideale perché non l'ho utilizzato correttamente. Avanti. Il monossido di carbonio è invece l'indice da misurare per sapere quanto sto inquinando. Semplicemente perché la combustione completa porta a far combinare il carbonio che ha sigla C con l'ossigeno che ha sigla O2 e quindi diventa anidride carbonica. Quindi se la combustione è bella e completa io ottengo anidride carbonica. Ma se invece ho CO, C più un solo ossigeno, ottengo il fatto che quella combustione è andata male, cioè non ho sfruttato tutto il potere calorifico del carbonio, che poteva combinarsi a due ossigeni, CO2, invece che a uno solo, che è CO. So che magari è un concetto sulla quale, se non si è mai riflettuto prima, magari risulta essere un po' ostico, però... credetemi sulla parola, e se qualcuno di voi vorrà approfondire lo possiamo fare alla fine. Avanti. Il monossido di azoto nel caso del combustibile solido è un altro di quegli elementi che è preso in considerazione quali sostanze tossiche. Quindi l'analizzatore dovrà avere tre celle, quella di ossigeno, quella di monossido di carbonio e quella di monossido di azoto. Avanti. Lo scopo? Bene, lo scopo è quello che vi dicevo prima, il controllo delle emissioni, quindi dell'inquinamento atmosferico e arrivare ad avere un rendimento migliore di combustione. Avanti. Procedure operative. Bene, deve esserci il responsabile dell'impianto, lo potete farlo da solo. Poi avanti. Se c'è un riflusso dei fumi, la prova non si deve fare, non può essere fatta. Avanti. Il foro deve essere a due diametri dall'uscita del gruppo termico. Cioè, se avete una canna fumaria da 100, il foro per infilare la sonda che aspirerà i fumi da misurare deve essere fatto a 200 rispetto all'uscita dal gruppo termico. Quindi due volte il diametro. Avanti. Il generatore deve essere a regime. Come sappiamo quando è a regime? Quando per almeno 5 minuti la temperatura balla di 5 gradi e non di più. E allora quello è considerata macchina a regime. Avanti. La prova che noi facciamo può essere stampata dal nostro strumento, quindi vengono fuori tutti i parametri, però deve essere anche riportata su un'apposita documentazione che la norma prevederà. Avanti. Lo strumento naturalmente deve riportare la data, l'ora, la media dei parametri misurati e un codice identificativo che di solito è il numero di matricola. Avanti. Ecco. La depressione di camino. Allora, occorre, obbligatorio, misurare la depressione esistente tra la sezione di uscita dei prodotti della combustione, cioè dalla canna fumaria, e l'ambiente di installazione. Quindi dall'ambiente dobbiamo vedere se effettivamente c'è una certa depressione prescritta da norma. Avanti.
Se il generatore è stagno, l'ambiente deve essere messo in comunicazione con l'esterno. Quindi apriamo la finestra. Avanti. Il manometro deve avere le caratteristiche come da prospetto 2, che è quello che c'è sulla norma 10389 parte 2, che è, vediamo, eccolo qua, campo di misura minimo, risoluzione, accuratezza. Deve avere quelle caratteristiche. Avanti. La temperatura dell'aria comburente deve essere misurata in prossimità dell'ingresso dell'aria al gruppo termico. Avanti. Come misurare? Allora, la misurazione di ogni parametro, cioè voi misurate la temperatura, misurate l'ossigeno, misurate il CO, misurate tutto quello che c'è da misurare, deve essere memorizzata ogni secondo e occorre registrare 900 misurazioni, sempre nell'ambito della stessa carica di combustibile. Quindi la durata sarà di 15 minuti. Lo strumento ci metterà 15 minuti per fare questa prova. Avanti così. Quindi occorre prelevare il valore medio di ogni parametro, togliendo dai calcoli della media i due picchi più alti di valore e calcolando la media aritmetica. Avanti. Quali sono le formule di calcolo? Questa. Non cerchiamo neanche di capire cosa vuol dire. Andiamo avanti. Questi sono la descrizione di ciò che è scritto nella formula, tra cui è interessante notare che A1, A2 e B sono coefficienti dati dai prospetti 4 e 5 che vediamo adesso e che sono diversi per combustibili, cioè a seconda del tipo di combustibile, a seconda di quanto sono umidi, questi fattori cambiano. Vediamo? Ecco le tabelle. Vedete, a sinistra c'è il fattore A1, A2, il B, ed è praticamente corrispondente al contenuto idrico, cioè vale a dire a quanto è bagnata la legna. Avanti? Non mi ricordo? No, indietro di un passo, Denis, per favore. Allora, vabbè, lo stesso. Questi calcoli che avete visto, queste formule, il fatto di calcolare aritmeticamente 900 memorizzazioni di prove, una ogni secondo, e poi stabilire qual è la media togliendo i due picchi e calcolando il rendimento secondo la formula che è descritta nella norma, tutte queste cose sono cose come si chiama quel signore? Può spegnere il microfono? Lo spengo io. No, perché chi? È elettricista, no? Perché elettricista con i film, ma dovrei sapere a me la certificazione. Lo spegne. Ecco, bene. Allora, tutto questo che noi abbiamo visto, le prove, le 900 misurazioni, i calcoli, la memorizzazione dei parametri ogni secondo, le medie, tutto questo lo fa lo strumento in automatico. Altrimenti che aiuto ci darebbe? Altrimenti perché lo compriamo? Deve essere uno strumento di lavoro, deve essere qualcosa che ci dà veramente una mano a fare il nostro mestiere. E qui concludo dicendo, voi avete, come dire, la prelazione su questo genere di argomento, perché il vostro mestiere, la vostra esperienza è unica. Non c'è un centro assistenza qualunque che possa equiparare o eguagliare quello che voi avete imparato in tanti anni di canne fumarie. Avete avuto a che fare con questi impianti in un modo che soltanto il vostro istinto, il vostro intuito, soltanto anche solo questo vi aiuta a capire con che cosa avete a che fare. Quindi il passo a diventare dei tecnici veri, a dotarvi di strumenti e a fare un lavoro più professionale seguendo le norme che avanzeranno sempre di più è un passo, secondo me, obbligato. È un passo che è un peccato. Questo è naturalmente il mio punto di vista. Grazie a tutti. Grazie. Bene. Sbaglio, domanda? Mi sente? Certo, certo, Stefano. No, no, sono due. No, una
le faccio così velocemente tutte e due. Quanto tempo ci vuole, grosso modo, in casa del cliente a fare una misurazione corretta? E poi se queste norme sono già, diciamo, sono già in vigore per noi, per le stufe, i camini, i tempi sono sempre che il gruppo termico sia a regime, quindi bisogna portare il gruppo termico a regime. A regime si sa che è a regime perché la temperatura in 5 minuti la temperatura non cambia più di più o meno 5 gradi, cioè quando vedete che la temperatura dei fumi più o meno è arrivata, che non si modifica più nella sostanza, la caldaia, il gruppo termico, il camino, il forno, la stufa è a regime. Quindi da che è a regime, infilate la sonda di aspirazione nel foro, nella posizione che la norma indica, date il via allo strumento e lo strumento fa tutto da solo per la durata di 15 minuti. Questo è il tempo. Quindi ci vorrà una mezz'ora, in grosso modo, 40 minuti. Allora, se il suo cliente, prima che lei arriva, accende, mette tutto a regime, lei arriva e è a regime, sì, altrimenti deve aspettare il tempo necessario. E dopo che è andata a regime, i 15 minuti. Poi consideri altri 15 minuti di compilazione scartoffie e questo è il suo intervento. Ecco, per quanto riguarda le tempistiche dell'uscita della norma, posso rispondere io se sì? Sostanzialmente la norma è conclusa. Sono due posizioni, qualcuno che dice di farlo subito, cioè secondo le tempistiche adesso, oppure qualcuno che dice di aspettare l'uscita della DC 683 e della norma di verifica, per cui una potrebbe essere qualche mese, l'altra potrebbe essere l'anno prossimo. Ma anche per prodotti ad aria, per tutto? Anche cioè, per i prodotti ad aria, tipo le stufe a pellet normali, non termo stufe. No. Allora, tutti i dispositivi che sono che scaldano l'acqua, cioè che fanno da riscaldamento ambientale o acqua sanitaria quindi se la sua stufa a pellet scalda l'ambiente rientra. Guardi, per fare piazza pulita dai dubbi, l'unico gruppo termico a combustibile solido sul quale non si deve fare l'analisi sono quelli destinati all'esclusivo uso della cottura cibi, nient'altro. Quindi se c'è una cucina economica e uno ci fa da mangiare basta, quella è esonerata. Tutto il resto che è destinato al riscaldamento, sia adesso ad aria, sia adesso ad acqua, o fa acqua sanitaria, o che ne so io, tutti quelli sono invece soggetti. Si sa con che periodicità andrà fatto questo lavoro? Sulla norma la periodicità io non l'ho letta, ad essere sincero. La definisce il tecnico? La definisce il tecnico? Sì. A seconda di quando è, quanto è vecchia la caldaia, in che stato è, queste cose qua. Sì, ad ogni modo, se devo dare un'indicazione di riferimento, le caldaie a metano è una volta ogni due anni, l'analisi anche, della combustione. Anche quella definita dal tecnico. Sì. Mm-hmm. Quindi... Se voi definite due anni può essere anticipato. Sì. Sì, esatto. Non oltre due anni, insomma. Una cosa che voglio dire è che la procedura di analisi combustione su combustibili solidi non è stata inventata dai tedeschi o da altri, ma da Technocontrol. Quindi la norma si è rifatta sullo studio della Technocontrol. Mi sento un po' con l'eco. Sì. Allora, chi ha parlato è Denis Bertogna, che è un collega della Technocontrol, non è uno che è autodidatta, anzi lui partecipa al comitato tecnico per lo studio della norma, quindi ne sa anche più di me. Sta di fatto che chi ha promosso o chi ha partecipato
con costanza e con continuità allo sviluppo della norma siamo stati anche noi. Un'altra cosa, la norma è pronta dal 2008, solo che allora non erano pronti gli strumenti. Gli strumenti, dico, intendo caldaie, stufe, che non avevano il rendimento che si voleva. Quante prove si possono fare con un analizzatore così? Quante analisi di combustione si possono fare? Allora, non c'è un limite di analisi. Diciamo che l'analizzatore... No, ecco, esatto, sì, sì. Avevo capito bene. Ora, siccome sugli analizzatori ci sono dei sensori che sono soggetti ad usura, questi sensori vivono di una vita che è, da una parte, in quota parte, è la loro vita cronologica. Cioè, se comprate una cella, la tenete nel cassetto, tra 2 anni quella è da buttare, anche se non l'avete mai messa in un analizzatore. Se la mettete in un analizzatore, questo tempo si somma all'usura. Però al tempo stesso diventa un po' meglio utilizzata, perché è come un'automobile che non bisogna lasciarla ferma, bisogna farla lavorare e così si mantiene meglio. Quindi la durata degli elementi sensibili prima di sostituirla è circa 2 anni, secondo lo storico che abbiamo noi. Può essere che ci sia un consumo uguale o peggiore o migliore a seconda dei gruppi termici a cui approcciate, che per noi è un'incognita, evidentemente. Perché se andate sempre su caldaie e su stufe, che sono dell'epoca del Carlo Piedega, come dicevo a Milano, allora è chiaro che la cella è più stressata. Se invece sono stufe a pellet di ultima generazione e solo quelle, lo strumento vivrà meglio. Ad ogni modo, le celle elettrochimiche comunque hanno un costo anche abbastanza contenuto, rientra facilmente nei costi di gestione, visto il panorama che vi si apre in termini di lavoro possibile. Era per capire quanto poteva costare in più, oltre a fare una pulizia di una stufa, una canna fumaria, quanto poteva incidere questo? Allora, guardi, io posso dire che la cella del CO dura per sempre, e qua vado contro la Tecnocontrol. Quello che dura meno sono i filtri anti NOx SO2 che si consumano alla presenza di CO. Quindi più CO sente l'analizzatore, prima si consuma. Se uno va a fare sempre caldaie o stufe di ultima generazione con basso CO, può fare tantissime analisi, può anche andare 4-5 anni. Se uno fa stufe vecchie che hanno CO alto, in un anno usura la cella. E comunque il conto lo si fa, cioè il parametro dei centri di assistenza di caldaie a metano è che a seconda delle zone d'Italia si va dai 60 agli 80-90 euro per prova di combustione, a cui si somma il tempo che si è dedicato per farlo. Ecco, questi sono i parametri di massima, no? Poi sappiamo che l'Italia è a più velocità a seconda della zona geografica, perciò queste sono i costi che ci sentiamo dire in giro per l'Italia, un po' nella media dei casi. Fare 10 analisi a 60 euro sono 600 euro, se ne fate 20 avete comprato strumenti, celle, tutto. Ah, quindi 1.200 costa? Grosso modo, sì. Okay. L'analizzatore costa tipo 1.200, ha detto? Sì. E rispetto a qualche anno fa sono cambiati i costi? Sì, sostanzialmente, sì. Anche il costo delle celle? E anche il costo delle celle, sì. Sì, 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 le cose cambiano nel tempo, per carità. Io ricordo che agli albori noi, quando ai tempi in cui c'erano i confini, quindi chi importava qualcosa dall'Europa era l'importatore esclusivo di quell'oggetto, no? E io ricordo che importavamo uno strumento che costava 8 milioni, l'equivalente di 8.000 euro di adesso,
e non è più così assolutamente. È anche vero che si sono ridotti i costi complessivi, perché ai tempi bisognava mettere una pompa che era quella che era disponibile, che costava tanto, quindi già in produzione erano strumenti che costavano molto. E quindi tutto questo poi si ribaltava sul prezzo di vendita. Ma quindi adesso ci sono su pompe che costano poco? No, sì, rispetto a prima sì, rispetto a prima certo. La componentistica ha ridotto le dimensioni, come per tanti prodotti, ciò nonostante l'affidabilità è anche migliorata e i costi si sono abbassati. E questa è la storia di tutto. Non c'è niente da fare. Se consideriamo, non so, una vettura elettrica, all'inizio, quando erano appena uscite, 70-80 mila euro, e adesso se guardate i listini, con 30-35 uno la trovate. Sono passati cosa? Da che abbiamo visto le prime macchine elettriche? 6 anni, 7 anni? Non è che è passato un mondo. Il mondo va così. Altro, signori? Sì? Stavo pensando agli inserti a legna del camino, che spesso e volentieri hanno dei rivestimenti particolari, no? Quindi questi, diciamo, questi prodotti che sono stati installati, alcuni anche ultimamente, adesso bisogna andare dal cliente e dire: guarda, devo farti un intervento nel rivestimento per inserire la sonda. No, Stefano. Non è così. Se non si può fare, non si fa. Ah. Esatto. Ah. Cioè, quindi se allora, chiede, chi decide che non si può fare, decidono noi. Decidi. Cioè, allora, bucare un muro, se bucare un muro per fare un buco nel canale da fumo, è evidente che non si fa. Ma quindi resta esente in quel caso uno che no, ha... il tema è: tutto ciò che è fattibile si fa, tutto ciò che è nuovo si deve fare con quel criterio, quello che non si può fare non si fa. Il tecnico lo decide, quindi se per caso tutta una caldaia in muratura bellissima che devi rovinarla, no, non la rovini, la lasci così e dici e scrivi non è possibile eseguire l'analisi combustione. Cioè mi aspetto che una stufa a ole sia così. Certo. Addirittura c'è il tema del foro per l'analisi, che secondo un'interpretazione significa togliere la garanzia al tubo, e si sta ragionando, cioè ovvio, se il produttore te lo permette, ok, se il produttore non dice nulla, se tu fai il foro, evidentemente ti assumi la responsabilità di quel foro. Beh, quello è, vai a modificare l'impianto. Quello è il lavoro del tecnico, l'hanno fatto per anni gli analizzatori con chi faceva analisi sul gas, quindi non è un problema. Il foro si fa, punto. Però è una modifica dell'impianto. Io sono d'accordo con te, Denis, di questa cosa. Il foro si fa con una procedura che si stabilisce. Utilizzi questa sezione, il rivetto speciale, la chiusura particolare. Sì, esatto. Ci sarà da battagliare un po', ecco. No, certo, cosa... quando mai qualcuno ha regalato qualcosa? E questo è il bello. No, un'altra cosa importante è che, se, al di là del fatto di quando esce la norma, io personalmente l'ho sempre utilizzato per fare le mie sperimentazioni, perché quando anche se la norma mi dice che un apparecchio a legna non lo devo verificare dal punto di vista del rendimento, ma solamente del tiraggio, però io spesse volte ho fatto delle perizie dove la ricerca del rendimento era un elemento importante, per cui lo strumento è un qualcosa, secondo me, che non può non far parte del nostro diciamo furgone. È una roba assolutamente necessaria, indipendentemente dal mese che esce la norma. Tendo a dire questo, no? Sandro, dimmi. Sai che oltre la 10389 parte 1, la parte 2, c'è anche la parte 3 e la parte 4. Cioè, adesso volevano fare l'analisi combustione, diciamo, la prova di efficienza
dei condizionatori, ma come si chiama? Daikin, Samsung si stanno mettendo di traverso, tipo 2008. Sì, robe già viste. Cose già Prove già viste. viste, però anche lì si andrà avanti, piano piano. Certo. Sì, il percorso è tracciato perché non si può fare finta di niente. Ci sono dei risvolti dai nostri impianti, ci sono dei risvolti negativi che sono ormai innegabili, no? Quindi chi ha più forza riesce a rallentarlo un po' di più, chi ha meno forza riesce a rallentarlo un po' di meno. Ma è un rallentamento, non si possono fermare certi processi. Sì. Bene. Bene, signori, io spero che vi siate divertiti. Per avere un po' materiale vostro, per visionare materiale cartaceo o su internet, listini, cose varie. Guardate, ecco, allora, sul nostro sito internet è tutto libero. Ok. Vedrete che se scrivete su Google Technocontrol vi appare un sito che si chiama CPF Tecnogeca. Siamo noi, insomma, perché sono le tre aziende che hanno dato nome al nostro sito web. Senza iscrivervi, senza password, avete accesso a tutto. Questo è il nostro modo di approccio a chi Sì. lavora con noi. Oh, ma sembra l'Anfus, eh? Ah, sì? Ma sì, ma Sandro, perché alla fine cosa fai? Nascondi un listino, sono i segreti di Pulcinella. Rendi solo difficile, difficoltoso l'approccio al sito perché siamo tutti zeppi di password, siamo tutti zeppi di account, non ne possiamo più. Io mi accorgo che le volte vado su un sito che ho bisogno di qualche informazione, mi devo iscrivere per averla, non lo faccio. Cambio, esco e vado a prendere un altro, ma per forza, perché non si può più. E io ho una cartella sul computer con le password che ho, sono 40. Si fa a vivere così? Non so. Allora, per certi siti, certo, la password ci serve, ma per andare su un'azienda, guardare un Deplian, vedere le informazioni tecniche di un prodotto, ma che sarà mai? Allora, noi, giusto o sbagliato che sia, abbiamo pensato che il modo migliore di fare il nostro sito era di renderlo completamente aperto, che sia uno strumento di lavoro. Quello deve essere. Quindi, se volete andarci, trovate tutto.